Presidente, oggi la presentazione di un evento, ma il Tennis Club cosa in programma oltre a quello che è oggi? Presentiamo un po' questa nuova stagione. Ma presentare la nuova stagione non è automatico, nel senso che noi siamo qui da non tanto tempo, sono un po' di mesi, siamo stati insomma un po' inondati di cose da fare, di cose da decidere anche di fare, insomma un po' di cose. Sicuramente questo evento insomma ci rende merito, nel senso che insomma potito starci a Foggia a distanza di pochi mesi dal nostro insediamento, non è una passeggiata, ecco, ovviamente. Naturalmente noi insomma non posso che ringraziare anche chi ci ha supportato, il gruppo Telesfor, che ovviamente insomma, senza qualcuno che ci dà una mano non è automatico andare lontano, però insomma l'importante è crederci. E noi nell'attività sportiva, ovviamente il nostro fiore all'occhiello, il circolo è il fiore all'occhiello anche per la nostra città, ci tengo sempre molto a dire questa cosa, perché non sempre noi ci rendiamo conto poi di quello che abbiamo sotto mano, per cui insomma ovviamente noi alle attività sportive affianchiamo attività culturali, spesso presentazioni di libri soprattutto, perché insomma ci teniamo molto, perché secondo me lo sport va anche con la cultura. Io dico sempre che lo sport è la cultura della mente, veramente non mi stancherò mai di dirlo. Io ci credo molto in questa cosa e quindi io lavoro sempre a 360 gradi, cioè un po' su tutti i fronti, la cultura, lo sport, l'attività ludica, perché noi, i nostri bambini, a 360 gradi, ecco, se posso dirla. Senta Presidente, Tennis Club sembrerebbe, tra virgolette, un circolo privato, ma in realtà poi si apre alla città e anche alla stessa provincia, perché insomma arrivare dalle zone limitrofi è facile. Quali incentivi per far arrivare più gente possibile a frequentare? Allora, guardi, io dico sempre questo: l'incentivo maggiore è quello che non necessita di parole ed è questo posto. Questo già da solo dovrebbe essere sufficiente. Mi rendo conto, c'è la distanza dalla città, non sempre è automatico che insomma anche i genitori tante volte accompagnino o comunque si possano sobbarcare gli andirivieni. Noi opportunità anche da un punto di vista economico ne diamo, perché l'apertura da parte nostra è totale, quindi le possibilità ci sono e sono alla portata di tutti. Vorrei sfatare questo luogo comune di questo posto che insomma vuole essere esclusivo, perché qui di esclusivo non c'è più niente, nel senso che siamo tutti ben disposti verso tutti quanti. Io anche questo ci tengo a dirlo, perché sono la prima, assolutamente. L'importante è che poi ci dobbiamo credere tutti, ecco, poi in queste iniziative. Però ripeto, la pubblicità maggiore, il circolo si sponsorizza da solo, perché comunque penso che una struttura del genere non solo ce la invidiano in regione, ma ce la invidiano anche in tante altre parti d'Italia. Posso dirlo perché ho girato tanti circoli, dei posti belli come questi ce ne sono pochi, ce lo riconoscono, perché non cerchiamo anche noi di credere in quello che abbiamo sotto mano? Cittadini in primis, io più di tutti, diciamo tutti insieme per un fine comune. Senta Presidente, ultima battuta: la nostra provincia in questi ultimi tempi viene valorizzata non solo per lo sport, non solo per la cultura, ma anche per l'enogastronomia, e noi sappiamo che comunque qui, tra virgolette, si mangia bene. Allora, lei intende qui al Tennis Club? Mi fa piacere questa cosa, io non lo posso dire perché già sarei di parte, però se me lo dice lei sì, posso dare conferma. Noi abbiamo una ristorazione insomma di livello insomma localmente comunque riconosciuto, abbordabile, alla portata di tutti, soprattutto con un servizio che noi rendiamo al socio e all'ospite del socio, che è sempre graditissimo. E che naturalmente io non mi stanco mai di sostenere, insomma, in un modo o nell'altro, ecco. Quindi non è solo per i soci, tra virgolette. Allora, ecco, sfatiamo anche questo mito, perché spesso ritorno a dire,
sembra che sia una cosa per pochi intimi, invece? Allora, è ovvio che il circolo è un circolo privato e da lì non potrei negare questa cosa assolutamente. L'apertura all'esterno c'è sempre e comunque, ovviamente nell'ambito delle regole, nell'ambito del rispetto del socio, perché naturalmente il socio è qui per sostenere la struttura, non ce lo possiamo negare, noi non abbiamo dei supporti esterni che ci aiutano ad andare avanti, ovviamente. Però l'apertura all'ospite c'è sempre comunque, l'ospite è sempre gradito, anche lì nei limiti temporali, nei limiti di frequentazione, ma assolutamente noi ambiamo a poter ospitare tanta gente con il fine naturalmente di portarli dalla nostra parte, non potrei dire diversamente ovviamente. Potito Staraci a Foggia, beh insomma, al di là del curriculum che probabilmente soltanto in pochi non conoscono, la disponibilità, direi io, di mettersi al servizio di un club che insomma punta sostanzialmente a far crescere i nuovi talenti del tennis provinciale e io mi auguro anche italiano. Sì, intanto per me è un piacere ritornare qui dopo tanti anni, mancavo da questo club da 15 anni dove ho giocato un torneo e ho avuto un'ottima accoglienza e niente, abbiamo già iniziato con questo stage stamattina con gli adulti, i ragazzi arriveranno tutti oggi, quindi per me è un piacere, ripeto, essere qui e cercare di insegnare, anche se in poco tempo, quello che mi è stato insegnato per diventare insomma giocatore. Ovviamente nella tua carriera, che è costellata da una serie di grandi soddisfazioni a livello nazionale e internazionale, ci saranno sicuramente dei momenti che ti sono rimasti fotografati in maniera un po' più impressa, insomma, nella memoria. Beh, i momenti sono tanti, belli, brutti, perché poi ci sono anche i momenti brutti, quelli vanno superati purtroppo e fanno parte della carriera. Momenti belli ne ricordo tanti, ma sicuramente il più bello è quando io a 22 anni ho fatto il salto dai Challenger all'ATP e quindi è stato un momento per me incredibile, dove ho battuto giocatori, un giocatore primi 10 del mondo, io ero appena 200 del mondo, quindi lì ho iniziato a capire che potevo fare tanto e ho preso tantissima fiducia nel mio gioco. Poi insomma è arrivata il best ranking, la classifica migliore a 27 anni nel 2007, 27esimo nella classifica. E poi sicuramente avrai anche qualche consiglio da dare a chi si avvicina, no, al tennis, perché tu hai fatto un percorso appunto impegnativo, come dicevi prima, con tanti momenti anche complicati dal punto di vista della carriera, quindi chi meglio di te può dare, come dire, una traccia a chi si avvicina al tennis? Ma intanto divertirsi, quella è la cosa importante, metterci tanto cuore sempre e soprattutto non mollare mai, perché i momenti difficili arrivano sicuramente all'inizio, quando sei più ragazzino, che a volte pensi comunque di mollare, è proprio lì che devi lavorare, devi continuare e credere in te stesso, perché comunque questo è uno sport dove sei da solo, se tu perdi le speranze non hai una chance, quindi sempre fiducia e credere in quello che fai e credere che potrai fare sempre meglio. Allora Potito, il tennis italiano tu lo vivi a 360 gradi, l'hai vissuto a livelli altissimi, può, a tuo modo di vedere, continuare a sperare di rientrare davvero a certi livelli? Perché insomma il nome di caratura mondiale ci manca da tanto tempo. Beh, ci manca da tanto tempo, anche se ultimamente abbiamo avuto comunque dei buoni giocatori come Fognini, Seppi, lo stesso Lorenzi, che ha 35 anni e 35 del mondo. Ovviamente manca il vero campione, manca uno che sta nei primi 10. Manca il fuori classe, sì. Però diciamo che aspettiamo i nuovi giovani dopo questo cambio di generazione, di Fognini, Seppi, Bolelli, Lorenzi, eccetera, che possa insomma eguagliare almeno quello che stanno facendo questi, perché comunque
arrivare numero 13 del mondo come è stato Fognini o 18 come è stato anche Andrea Seppi non è assolutamente semplice. E non è semplice ovviamente rimanerci, perché comunque tu devi confermare ogni anno. Per chiudere, da grande Pottito che cosa vuole fare? Vuole dedicarsi completamente all'insegnamento del tennis? Ah, magari perché non mire anche di carattere dirigenziale? Dove ti senti più, per cosa ti senti più tagliato? Ma guarda, ancora non lo so, perché io comunque ho smesso da poco, però a me piace tanto stare in campo, insegnare, e, però in un futuro chissà, sicuramente ci saranno nuove porte, si apriranno, quindi vediamo, è una nuova avventura che parte per quanto mi riguarda, ho fatto sempre il giocatore e ora si ricomincia in maniera diversa.